Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Avevamo lasciato Gesù a Nazaret, nella sinagoga, dove aveva fatto il suo discorso programmatico, e avevamo visto lo scetticismo, dopo un'iniziale meraviglia e stupore, che aveva invaso i suoi compaesani, tanto da farli decidere a cacciarlo fuori dal loro paese e addirittura a tentare di gettarlo giù nel precipizio. Ma Gesù, così concludeva il Vangelo di domenica scorsa, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. E il cammino, care sorelle e cari fratelli, ha portato Gesù sulle rive del lago di Galilea, sulle rive del lago di Genezaret, come oggi lo ha definito il Vangelo di Luca, perché era a forma di arpa e Genezaret proprio prende il suo nome dal termine arpa. E su questo lago Gesù vive praticamente la maggior parte della sua vita pubblica. È lì che predica, che annuncia il Vangelo, che annuncia il regno, è lì che chiama i discepoli, è lì che compie i miracoli, perché lì pulsava la vita del suo tempo. E Gesù è sempre dove sono gli uomini, Gesù è sempre dove è la vita. Per questo motivo oggi registriamo la nostra buona novella dal porto di Ortona, dove ci sono le navi, le barche, le reti, dove c'è il mare, dove ci sono gli uomini che escono per la pesca, proprio come ci ha raccontato il Vangelo di Luca. In questo Vangelo Gesù è intento ad annunciare la sua parola, a dare l'annuncio del regno alla folla che lo stava ad ascoltare. Era mattina inoltrata e vicino alla folla Gesù vede anche due barche. Era concentrato Gesù su quello che stava facendo, ma il suo sguardo abbracciava tutto l'orizzonte e quindi si accorse di queste due barche, si accorse di Pietro e di Simone e di Andrea, si accorse di Giacomo e di Giovanni, i quali stavano lavando le reti. Non erano di buon umore Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Avevano pescato tutta la notte, ma non avevano preso nulla. Erano stanchi, erano delusi, erano scoraggiati. Ed è bello immaginare che Gesù viene a noi anche quando le nostre ferite sono aperte, anche quando nel nostro cuore c'è la delusione, c'è la stanchezza, c'è la voglia di gettare tutto a mare, appunto. E Gesù si avvicina a Pietro,
ad Andrea, a Giovanni, a Giacomo e chiede a Simone di poter utilizzare la sua barca e lo fa chiedendoglielo per favore. Il Vangelo ci ha detto lo pregò. Quanto è bello questo gesto di attenzione di Gesù nei confronti di Pietro e di Pietro scoraggiato. Come dovremmo anche noi imparare a pregare le persone, ad essere gentili con le persone, ad esprimere tenerezza nei confronti delle persone. Ed è bello notare che prima ancora di chiedere a Pietro di annunciare a sua volta il Vangelo, Gesù gli chiede la disponibilità della barca. Anche questa è una realtà che possiamo vivere nella Chiesa di oggi. Non a tutti viene chiesto immediatamente di annunciare il Vangelo, ma a tutti il Signore chiede qualcosa. A qualcuno potrebbe chiedere la disponibilità ad aprire la propria casa per fare dei gruppi famiglia, delle comunità familiari di evangelizzazione, a qualcun altro potrebbe chiedere un servizio molto concreto all'interno della chiesa, la pulizia, il lavare la biancheria dell'altare o altri servizi. Come Pietro è stato disponibile a donare la sua barca a Gesù, così noi dobbiamo essere disponibili a donare il nostro tempo e le nostre qualità. Dalla barca di Pietro, dove Gesù è salito, continua ad annunciare il Vangelo, continua ad annunciare il Regno. E questo annuncio oggi è continuato dal successore di Pietro, dal Papa, che dalla barca che rappresenta la Chiesa ci porta la parola di Dio per i nostri tempi, ci porta il Vangelo di Gesù per le nostre vite, ci porta il Vangelo che entra dentro le pieghe della nostra esistenza. Ad un certo punto però Gesù termina di parlare, termina il suo annuncio e questa volta chiede a Pietro qualcosa di più, non soltanto la disponibilità della barca, ma chiede a Pietro di prendere il largo e nello stesso tempo di gettare le reti. Non era il tempo opportuno, metà della giornata. Non era favorevole pescare perché la notte era andata in bianco. Eppure Pietro dice una cosa bellissima. Signore, il buon senso, la logica umana, la mia esperienza di pescatore mi direbbe di non andare. Ma sulla tua parola, perché me lo dici tu, io ci vado. Quel ma è il ma dell'abbandono, il ma che cambia la vita di Pietro, che rivolta completamente la sua esistenza. È un ma che dovrebbe iniziare ad appartenerci, perché anche noi dobbiamo abbandonarci alle mani del Signore e anche noi dobbiamo sposare la logica del Vangelo, la logica della parola di Gesù e non quella del mondo e nemmeno quella del buonsenso. Tante volte Gesù, come ai servi a Cana, come a Pietro per la pesca, ci chiede di fare delle cose che umanamente sembrano strane, ma se noi le facciamo i frutti saranno abbondanti, addirittura prodigiosi, come l'ottimo vino che venne fuori dall'acqua portata dai servi a Cana, come questa pesca così abbondante che addirittura stava per far affondare la barca di Pietro, aggiungendo delusione a delusione, e stava rompendo le reti. Ma anche qui c'è un altro suggerimento per la Chiesa di oggi. Come si salva Pietro? Come risolve questa situazione dopo aver ascoltato la parola di Gesù? Condividendo con i suoi amici, condividendo con i suoi soci, allargando la comunione. Chiama Giovanni, chiama Giacomo, chiama le altre persone perché tutto quel pesce pescato possa essere condiviso, possa prendere posto anche nelle barche degli altri. E così la comunità nella sua interezza, come oggi la Chiesa nella sua interezza, la Chiesa che ha iniziato il suo cammino sinodale, il suo percorso insieme, può ritornare in porto e può godere dei frutti miracolosi di questa pesca. Non è il miracolo
che ha fatto la fede, è la fede che ha fatto il miracolo, è sulla tua parola getterò le reti che ha permesso la pesca miracolosa. La fiducia che noi riponiamo nella parola di Gesù compirà miracoli anche per noi oggi. Se non ci fidiamo del Vangelo, come quelle barche che erano ormeggiate alla riva e quindi erano delle non barche, perché la barca è fatta per andare in mezzo al mare a pescare, come quegli uomini delusi e scoraggiati, parcheggiati anch'essi a riva contro il loro mestiere di pescatori, così anche noi faremmo nella nostra esistenza. Se invece ci fidiamo di Gesù, saremo capaci di prendere il largo, di andare in profondità non solo del mare, ma anche dentro noi stessi, per capire bene chi siamo e poter compiere il compito che il Signore ci affida. Però facciamo l'esperienza anche della nostra fragilità. Pietro dice a Gesù: «Signore, allontanati da me, che sono peccatore». Come le altre due chiamate di cui ci parla la parola di oggi esprimono lo stesso concetto. Isaia, che dice al Signore nella prima lettura: «Ho le labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, come posso annunciarti?» E Paolo, che dice: «Io sono l'ultimo degli apostoli, non sono nemmeno degno di chiamarmi così, sono come un aborto. Il tesoro lo porto in vasi di creta», ma a tutti, Dio, il Signore Gesù, dicono: «Non vi preoccupate, accettate la vostra fragilità, riconoscete i vostri limiti e io vi aiuterò a portare il frutto necessario». E il frutto necessario è il dono della vita per tutti. Diventare pescatori di uomini non significa dare la morte, ma trarre dalla morte, trarre dalle acque in cui non è possibile vivere. Infatti, il termine che l'Evangelista Luca utilizza è un termine che parla di dare la vita. Pescare gli uomini, per Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, tutti gli altri, significherà dare la vita alle persone che li ascolteranno. Noi abbiamo ricevuto la vita da Pietro e dai successori che hanno continuato ad annunciare quel Vangelo. Oggi tocca a me, tocca a voi, fratelli e sorelle, essere i protagonisti di questo annuncio, perché possiamo essere tratti noi stessi dalle acque della morte e noi a nostra volta possiamo trarre fratelli e sorelle dalle acque della morte, offrendo a tutti una vita nuova. Ci illumini lo Spirito, ci guidi la parola del Signore Gesù e i frutti non mancheranno.